Ok, buongiorno a tutti, siamo tornati in onda, scusate per il piccolo problema, ma tutti questi programmi sono entrati in collisione tra loro e hanno fatto un bel casino nel mio computer, mi hanno bloccato tutto. Allora, con noi abbiamo, come vi avevo detto, Angela Ricci, segretaria dell'associazione Radicali Carrara. Ciao Angela. Ciao. Eccola qui, è un po' che aspetta, ma non è un problema. Non siamo riusciti a stabilire il collegamento prima. Ok, ti vediamo nello schermo, ti sentiamo bene. Allora, per iniziare io ti chiederei, come chiediamo a tutte le persone che per la prima volta entrano in TV Radicale, come ti sei avvicinata ai Radicali, quanto tempo fa, insomma qual è la tua storia? Allora, mi sono avvicinata ai Radicali attraverso l'associazione Bakushumi, da cui risale un tesseramento da 6-7 anni fa. E vabbè, poi di conseguenza, a conoscenza proprio con la Galassia Radicale, la decisione poi invece di tesserarmi anche ai Radicali italiani e dopo qualche anno di aprire anche un'associazione qui a Carrara sul territorio. Quindi la tua associazione è un'associazione radicale, non associazione Coscioni, vero? No, radicale. Ok, e invece mi dicevi che tra le iniziative che state portando avanti c'è quella dell'anagrafe pubblica degli eletti, rilanciata proprio soprattutto in questi mesi anche da radicali italiani. Ci vuoi parlare di un po' di questa anagrafe? Sì. La nostra associazione è molto giovane perché non è neppure un anno che abbiamo iniziato l'attività sul territorio, però abbiamo cominciato a sensibilizzare portando a delle varie tematiche radicali nella nostra città. E appunto la nave pubblica degli eletti avevamo già qualche mese fa cominciato a fare la raccolta firme. Eravamo arrivati nel giro di una mattinata durante un mercato a raccogliere più di 250 firme di cittadini che comunque con tutte le informazioni che avevamo dato erano pronti a chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di discutere dell'anagrafe pubblica degli eletti in Consiglio Comunale. Avevamo presentato le firme e il Presidente del Consiglio Comunale le portò in conferenza dei capigruppo e qui di queste 250 firme dei nostri concittadini nessuno se ne è interessato perché tutti hanno detto no all'unanimità a presentare in consiglio comunale l'argomento. Quindi non è stato neanche presentato? No, assolutamente. Queste 250 firme in pratica non sono servite a nulla, hanno ritenuto con la solita arroganza e criteria che li contraddistingue di non poter nemmeno discutere in consiglio comunale. Abbiamo riseguito qualche mese fa la solita procedura, questa volta però presentando formalmente richiesta, tra l'altro a nome mio, con allegato documento di identità e allegando anche certificato notariale, quindi mandando burocraticamente, formalmente la richiesta scritta, ma anche qua il Presidente del Consiglio Comunale non ha risposto nei 30 giorni previsti dalla legge, infatti il 29 agosto scadevano i 30 giorni, non ha deciso di non rispondere e nemmeno di trattarne quindi a livello proprio locale. Noi abbiamo in mente adesso, passato il prossimo evento dell'11 settembre, di organizzare una protesta proprio eclatante, magari durante un consiglio comunale. Avete già qualche idea su cosa fare? Come quale forma di protesta? No, ci stiamo lavorando, perché va bene, adesso non molte, però insomma vorremmo poi dare anche un'informativa proprio ai cittadini, visto che credo che la trasparenza sia la base poi di una buona forma di governo. Sì, se posso intanto invito tutte le persone che sono in chat magari anche a dare suggerimenti, perché proprio questa TV Radicale vuole essere un modo per conoscere quello che fanno le varie associazioni nel territorio, quindi dovrebbe proprio aprirsi all'idea. Se vuoi un consiglio da parte mia, qua nelle Marche pensavamo, poi dopo non siamo riusciti a farlo, di entrare in consiglio comunale tutti bendati, proprio per far vedere che questa mancanza di trasparenza leve al cittadino
e toglie al cittadino proprio la possibilità di essere informato, la possibilità di conoscere poi per deliberare. Esatto, ma poi da noi tra circa un anno e mezzo ci saranno le nuove elezioni amministrative, per cui sarebbe proprio il caso che questa anagrafe, insomma, in giro di questo anno venisse comunque portata almeno in discussione in consiglio comunale. Non nascondo la possibilità che magari qualche consigliere comunale più sensibile possa presentare magari da solo un'interpellanza in consiglio e darci da questo punto di vista un notevole aiuto. Comunque il suggerimento che è dato sicuramente è notevole, potremmo fare anche una conferenza stampa, quindi insomma sì, potrebbe essere una cosa valida da tentare. Ti ringrazio. Okay, la stampa locale come ha preso la nostra iniziativa? Nei nostri confronti è molto sensibile, comunque ci segue abbastanza bene, sia le testate giornalistiche sia anche le TV locali, che sono tre emittenti locali, ci stanno seguendo. Però naturalmente l'importante sarebbe raggiungere capillarmente ogni cittadino, ecco, per spiegare, non so, con un volantinaggio anche porta a porta, insomma stiamo cercando di vedere se magari possiamo delle brochure durante i vari mercati, si possa comunque raggiungere la stragrande maggioranza dei cittadini, in modo che magari facendo 2 o 3 giorni di banchetti si possa arrivare a 500-600 firme, che non sono proprio un numero irraggiungibile, visto la prima risposta di 150 firme nel giro di una mattinata, ecco. Ho capito. E comunque ho notato, anche seguendo questa TV radicale, proprio questa divergenza tra l'informazione locale e quella nazionale, e anche in altre parti d'Italia, diciamo, l'informazione locale è sempre sensibile sui temi portati avanti dai radicali. Peccato che non riusciamo a raggiungere anche l'informazione nazionale, che poi è quella più importante. Certo, sicuramente la questione a livello nazionale sarebbe molto più interessante, probabilmente anche le varie realtà locali e amministrazioni dovrebbero, insomma, tenere presente questo. Per queste iniziative dal basso, 250 firme prese in una città come Carrara non sono poche. E no, pensare che politicamente Carrara è una roccaforte del vecchio comunismo, quindi raccogliere queste firme, ma comunque anche la risposta che abbiamo su altre tematiche che abbiamo proposto, l'istituzione del testamento, dell'uso dei testamenti biologici, riconoscimento delle unioni civili, insomma, diciamo che la città al tessuto è pronta ad accogliere le nostre istanze. Troviamo proprio un blocco invece nelle parti cariche dell'amministrazione comunale, primo cittadino in testa, capito? Ecco, e parlando di altre tematiche, appunto, su cosa vi state muovendo a Carrara? Allora, adesso stiamo organizzando un evento veramente importante che ha riscosso un notevole successo qua a livello anche nazionale. Stiamo organizzando il primo bar camp sulla diversità. E come nella filosofia dei vari bar camp, daremo la possibilità a tutti coloro che parteciperanno sia di essere spettatori che relatori, quindi poter proporre tematiche legate alla comunità LGBT. Questo bar camp si svolgerà tra l'altro all'aperto su 2 piazze della città, e in pratica saranno divise sulle tematiche relative proprio alla comunità. Lo stiamo organizzando insieme all'ARCI, con cui comunque abbiamo fatto anche altre iniziative e altre ne porteremo avanti. E è importante perché comunque cercheremo di coinvolgere, qui proprio approfitto del fatto di essere sulla TV, anche le altre associazioni radicali presenti su tutto il territorio, in quanto sarebbe importante fare una mappatura per vedere come rispondono le singole autorità comunali al discorso dell'istituzione del registro delle coppie di fatto, e poi anche quale sia il rapporto dei cittadini, della comunità stessa verso la comunità LGBT. Ti faccio un esempio: qui a Carrara ne stanno parlando, ma anche insomma nei posti minuti, perché il nostro comune è uno dei pochi che si rifiutò di mandare il gonfalone quando ci furono quei terribili atti di omofobia. Quindi noi speriamo di smuovere le autorità presenti sul territorio, magari invitando i sindaci delle città limitrofe a partecipare, perché non portare anche loro i gonfaloni. In questa giornata
lunghissima, perché partirà alle 9 della mattina per terminare alle 24 di sera. Abbiamo già dei relatori fissi, e tra l'altro per l'area radicale ci ha assicurato la presenza Sergio Rovasio. Stiamo vedendo anche alcuni dei nostri parlamentari, e speriamo tanto anche il nostro segretario nazionale, e vedremo poi anche le varie associazioni come risponderanno, perché insomma lasceremo poi anche degli stand, la possibilità comunque insomma di partecipare, quindi, ripeto, come relatori anche al momento in cui uno si presenta. Le aree tematiche saranno quattro, quelle al momento individuate, ma come nella filosofia del Baccamp potranno sicuramente aumentare, e sono i diritti civili nella comunità LGBT, la salute, quindi malattie sicuramente trasmissibili, e qui abbiamo garantito la presenza di alcuni immunologi del territorio, insomma anche a livello nazionale molto conosciuti, e testimonianze di sieropositivi. Si parlerà poi di omofobia e transfobia, e si parlerà poi insomma di tutto quello che è la tematica legata poi alla comunità LGBT. A questo avvenimento, che si chiama Convivere con la diversità, quindi queste sono le tematiche veramente importanti, poi andremo ad aggiungere anche la festa, perché vogliamo comunque sia una giornata dedicata proprio anche alla festa, e quindi la sera ci sarà uno spettacolo, ci sarà la saga del Finocchio, di quella che poi ha riscosso maggiore, ha fatto maggiormente parlare, e uno spettacolo di Drag Queen. Durante la giornata ci saranno stand dedicati alle varie associazioni che ne faranno richiesta, e una mostra fotografica dal titolo Olocausto e Triangoli Rosa, in cui insomma ci sarà un reportage fotografico sul trattamento riservato agli omosessuali durante il periodo nazista, una mostra di un pittore gay, e però quanti altri sembrano proporre. Alla sera ci sarà anche la presentazione del libro di Pasquale 40, Omosessualità all'Angelo, per cui insomma è un appuntamento ricco, di un programma molto ricco di avvenimenti, e invito tramite la TV tutte le associazioni radicali a partecipare a ogni salone. Ok, quindi ricordiamo che giorno questa? 11 settembre, è un sabato, dalle 9 alle 24. 11 settembre, e invece per quanto riguarda il programma, lo si può trovare nel vostro sito internet? Si può trovare sul sito internet, che abbiamo aperto... Cerco anche di farlo vedere il sito internet. Ok, si dovrebbe vedere nella TV. Poi lo si può trovare su Facebook, è sempre al nostro punto di riferimento, poi si può trovare su www.convivereconladiversita.it. Abbiamo aperto proprio un sito apposito, e vabbè, poi naturalmente, essendo un bar camp, anche sul sito dei bar camp proprio stesso. Ecco, ricordo che il sito dei radicali di Carrara è www.radicalicarrara.it, ma si può trovare anche direttamente dal sito di Radicali Italiani. Esatto. Ok, dai, come associazione appena nata, mi dicevi un anno e mezzo, vero? Sì, non è ancora un anno che siamo... Ah, un anno sarà... un anno, ecco, siete già pieni di iniziative. Perché probabilmente, sai, il tessuto, come dicevo prima, cioè i cittadini sono pronti, aperti alle tematiche dei radicali. È proprio l'amministrazione, anche se devo dire, ne abbiamo già fatto un bar camp sulla disabilità, sempre in collaborazione con l'ARCI e con associazioni locali di disabili, e che abbiamo riscosso veramente un notevole successo, perché pur essendo snobbati dalla politica in primo tempo, quindi nessuno si è presentato il giorno del bar camp dei politici locali, sono venuti però altri politici della Toscana e moltissime associazioni, per cui siamo riusciti a redigere un documento finale che abbiamo presentato in comune, e adesso veniamo chiamati per essere ascoltati nelle varie commissioni, vuoi al traffico, vuoi all'urbanistica, per cominciare con loro un percorso di dialogo e di confronto. Quindi questo diciamo che è un piccolo passo, quindi vuol dire che poi le sensibilità dei vari consiglieri o presidenti di commissione ci sono, vedremo se riusciamo a faremo anche questo con il bar camp sulla diversità. Perché anche qui vorremmo redigere poi un documento finale da poter ridistribuire a tutti coloro che parteciperanno e da proporre alla nostra amministrazione comunale.
Dai, come iniziative sicuramente non vi mancano, da quello che ho capito. No, ma... no, siamo sempre in fermento, stavo dicendo. ho capito. Ma in quanti siete nella vostra associazione? Al momento di iscritti superiamo la decina, ci stiamo avvicinandosi insomma più di una decina, però ci sono tantissimi simpatizzanti, probabilmente poi quando riprenderemo le varie riunioni, perché in questo momento siamo tutti focalizzati su, tutte le nostre cose sono concentrate sul backcamp sulla diversità, io credo che aumenteremo notevolmente. Speriamo di raggiungere un buon numero. Ah, ma 10 non sono affatto pochi per una sola città. No, però 10 iscritti attivi. Siamo riusciti però a coinvolgere proprio attraverso questi bar camp che danno la libertà non solo di essere uno spettatore, ma di essere, di intervenire e portare problematiche, di avvicinarsi alle tematiche radicali e magari, non so, attraverso la disabilità puoi riuscire a parlare anche poi di altre tematiche, no? Vuoi il testamento biologico, vuoi la comunità LGBT e quant'altro, quindi sulle riunioni civili. Anche qui abbiamo iniziato una raccolta firme che continueremo anche nella giornata di sabato 11 settembre e abbiamo raccolto nella giornata dedicata all'omofobia qualcosa come 300 firme e queste abbiamo raccolte insieme a Sinistra e Libertà, un ciclo di Sinistra e Libertà della zona e sempre insieme all'ARCI. Quindi se sabato 11 continueremo questa raccolta speriamo di raggiungere, non per essere vanitosi, ma insomma le 1000 firme di poterle sfiorare. A questo punto poi il Consiglio Comunale sarà costretto comunque a discuterne. Le cittadini che chiedono l'istituzione del registro delle unioni civili sarebbe importante. Molto importante. E invece un'altra domanda, con le altre associazioni della vostra regione avete contatti, collaborate? Siamo in contatto stretto con i ragazzi di Pisa, tra l'altro loro sono anche firmatari del documento sul barcampo della disabilità e loro stessi hanno fatto delle proposte sia come radicali di Pisa ma anche come associazione Luca Coscioni. E poi vabbè, abbiamo contattato anche le varie altre associazioni, proprio quella di Arezzo che probabilmente sarà presente. Cerchiamo proprio di fare rete, sarebbe importante perché insomma se le associazioni si unissero probabilmente i risultati sarebbero più che soddisfacenti. E poi la pressione anche sulle varie realtà locali, proprio i vari politici, sarebbero sicuramente maggiori. Ma avete proprio già avuto delle iniziative a livello regionale coordinate tra tutte le associazioni oppure c'è una sola associazione che nella regione propone qualcosa a livello regionale e poi la porta avanti da sola? No, a livello regionale non si è ancora fatto niente tutti insieme, però insomma si spera di poter arrivare anche a questo, unendo insomma le varie forze, anche perché non è poi facile un coordinamento di tante associazioni, perché noi siamo vicinissimi a Pisa, quindi è proprio anche logisticamente più fattibile la collaborazione. Sì, ma le basi dai, ci sono tutte. Sì, c'è le basi, c'è la voglia, sicuramente sì. Poi se uno vede che le manifestazioni comunque ottengono i loro risultati, tipo di questa qua del Barcamp sulla diversità, ne hanno parlato anche a livello nazionale il Riformista, ne ha parlato Libero, è stata battuta la notizia sia dalla BN Kronos che dall'ANSA, per cui insomma il panorama mediatico è stato notevole, tutti i siti gay hanno dato notizia, certi diritti comunque con Sergio anche mi hanno dato notizia, alcune emittenti del mondo LGBT hanno chiesto di poter avere dei filmati, alcune radio ci mandano degli spot, quindi diciamo che questa è veramente, puntiamo molto su questa manifestazione perché abbiamo visto che senza neppure volerlo abbiamo avuto un notevole tantama a livello proprio anche nazionale, quindi ti puoi immaginare a livello locale tutti i giorni le emittenti parlano di quanto sta avvenendo, di quanto dovrà avvenire. Infatti hanno già intervistato anche Sergio, hanno intervistato dei politici a livello nazionale, probabilmente verrà anche la Concia, quindi ecco,
diciamo che c'è un grande fermento, più se ne parla meglio è, sicuramente per i radicali, sia per l'associazione locale ma anche a livello nazionale. Quindi diciamo che mancano solo i parlamentari radicali che invitiamo da questa web TV. Marco Perduca, siccome magicamente la loro agenda sì, è sempre piena di impegni. Quindi Marco l'abbiamo contattato perché già è venuto nella nostra città e se riuscirà, quel giorno lì sarà a Venezia, tra l'altro è un appuntamento già stato da molto, vedrà di essere qui con noi. Però ecco, speriamo anche in varie altre persone, ecco Marco che ha fatto nella scuola Luca Coscioni, quindi logicamente non può essere qui, ma magari Donatella, Coretti, non so, piuttosto che Marina Farina Coscioni, già è anche da Nina Web, potrebbe essere rappresentante dell'associazione Luca Coscioni, ecco, non abbiamo buonissimi rapporti, quindi io credo che qualcuno di loro sicuramente verrà. Ok, quindi sicuramente l'appuntamento è per l'11 settembre, mentre invece fate anche delle riunioni tra di voi a cadenza fissa, o comunque dove si possono trovare le date delle vostre riunioni? Allora, le riunioni, come comunque nella filosofia radicale, sono sempre aperte, quindi dopo possiamo pubblicare sui quotidiani locali la notizia, e questo diciamo che è positivo, perché comunque si avvicinano anche a quello che ti dicevo, che sono i vari simpatizzanti. Non ancora iscritti, però sono simpatizzanti. Siamo un po' nomadi, quindi o veniamo ospitati nelle varie sedi, nella sede locale dell'Arci, oppure insomma ci riuniamo in qualche bar, al momento non abbiamo ancora la sede, però questo non ci impedisce comunque di avere delle riunioni in cui partecipano molte persone. Tra l'altro vi do anche una notizia in anteprima, stiamo organizzando per ottobre un convegno sull'amianto. E quindi anche questo sicuramente farà discutere molto, perché nella nostra zona, essendoci la cantieristica, le morti per amianto sono numerosissime. E poi vabbè, l'amianto anche a livello nazionale. Sì, comunque, insomma, sta avendo risalto la notizia anche a livello nazionale, fortunatamente. Sì, infatti siamo già in contatto con varie associazioni. E purtroppo quando comunque quello che lega la morte, tutti poi sono disposti a parlarne, a intervenire su questo tema. Ti ripeto, con noi avendo una cantieristica, purtroppo i casi di morte per amianto sono tantissimi. Anche qui poi c'è una mala informazione, perché le discariche di amianto a cielo aperto ce ne sono tantissime, non c'è la conoscenza, non c'è la conoscenza su quello che può accadere con l'esposizione all'amianto, perché cercheremo di dare anche in questo convegno a portare insomma conoscenza e poi raccontare purtroppo anche le storie di quello che è accaduto e che comunque continuerà ad accadere, visto che la malattia di amianto hanno un tempo di incubazione diciamo di quasi 30 anni, quindi ti puoi immaginare quale possa essere la situazione di chi è stato per anni esposto senza saperlo all'amianto. Ok, io ti ringrazio, siamo in conclusione, se vuoi aggiungere qualcos'altro. Io penso di aver detto molto, insomma io ti ringrazio voi, ecco io lancio un appello a tutte le associazioni radicali, veramente di venire a unirsi a noi quel giorno, 11 settembre, vuoi per parlare delle varie tematiche, anche perché oggi sia un giorno di festa, ecco, un giorno di orgoglio gay, e quindi insomma potrebbe essere l'inizio per non so, per magari fare un gay pride a Carrara, lancio l'idea, così il nostro sindaco, se qualcuno dei suoi sta ascoltando, sicuramente domani. Lacione, dalla chat, non avevo letto, ci chiede, ci sono registri delle coppie di fatto in zona? No, non ancora, le ripeto, noi abbiamo queste 300 firme ferme da qualche mese che abbiamo raccolto durante una giornata anche questa fatta ai mercati, ma non ci sono firme. Abbiamo già parlato con i vari consiglieri comunali, alcuni molto più sensibili, per cui speriamo proprio che un consigliere comunale porti l'interpellanza e poi non di aggiungere le nostre firme a supporto proprio di quello che potrebbe essere un intervento in consiglio comunale, però bisognerebbe andare a cercare le persone molto sensibili alla tematica, perché ripeto, a livelli del nostro primo concittadino non c'è possibilità, visto che non hanno neppure il gonfalone
stato uno dei pochissimi comuni, tra l'altro pensa che il nostro sindaco è un sindaco socialista, quindi questo la dice molto lunga sulla situazione politica locale di Carrara. Locale, ma non solo, aggiungerei io. Sono un sindaco socialista, è l'unico sindaco socialista d'Italia. E questo dovrebbe far proprio riflettere. Ok, niente, io non vedo per il momento altre domande via chat. L'unica cosa che ti chiedo, visto che è il tuo primo collegamento, cosa ne pensi di questa web TV? Beh, io penso che sia un ottimo mezzo di comunicazione, tutto quello che può comunque arrivare proprio direttamente alle altre associazioni sparse sul territorio, penso che sia un ottimo mezzo di comunicazione. Speriamo che diventi sempre più potente. Però siamo agli inizi, infatti abbiamo questi problemi tecnici. Soprattutto vabbè, facilmente superabili. Allora, Gianni Collacione chiede sempre via chat, ironicamente, ancora esistono i socialisti in Italia? Purtroppo sì. Purtroppo sì, noi siamo un esempio. Va bene, quindi io ti saluto e ti ringrazio per la tua partecipazione. Scusami per l'imprevisto di prima. Sono io che ringrazio. Speriamo di rivederti presto sulla web TV con buone notizie riguardo a tutte queste iniziative che ci hai appena descritto. Ah, sicuramente se mi volete chiamare dopo l'11 settembre avrò molto da raccontare, credo. Ora, noi siamo apertissime, anzi, se ci contattate voi associazioni è ancora meglio per noi, che almeno non dobbiamo rincorrere tutte le associazioni. L'indirizzo per tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando, ricordo, è tvradicale@gmail.com e da lì ci potete contattare in qualsiasi momento, che noi siamo felicissimi di questa cosa. Perfetto, allora ti contatteremo sicuramente dopo l'11 settembre. Va bene, e se riuscite soprattutto a fare anche qualche video, magari con qualche intervista a qualche relatore, se ce la mandate via web, noi la mettiamo sicuramente su durante la settimana nella web TV. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo, sicuramente provvederemo anche a questo. Va grazie. Bene. Ti saluto, ciao Angela. Ciao. Ok, torna la mia immagine. Non siamo riusciti a fare l'ultima rubrica che era prevista dalle 3:30 alle 4, libreria liberale, liberista e libertaria. La mia rubrica è perché ho avuto dei problemi. Il mio computer, come avrete notato prima, si è completamente bloccato.